Vita artificiale. Dal batterio Mycoplasma genitalium, che gli scienziati svuoteranno di ogni contenuto genetico e riempito con un nuovo cromosoma artificiale ed essenziale, sarà creato un organismo totalmente nuovo. Se l'esperimento andrà a buon fine, quella microscopica cellula creata in laboratorio comincerà a nutrirsi e dividersi, generando una popolazione di organismi monocellulari diversi da qualsiasi altra forma di vita conosciuta. Così la spiritualità sarà ulteriormente sconfitta, così la scienza sarà rafforzata nel suo materialismo. Commento. La vita esiste dovunque ci siano le condizioni per la vita e ovunque la coscienza possa trovare una forma nella materia del piano fisico. La scienza non fa altro che predisporre in laboratorio le condizioni adatte a che la vita si manifesti. La divinità non è messa in discussione da queste scoperte. Ciò accade perché l'individuo è una macchina che produce la sua stessa evoluzione, la quale prende progressivamente consapevolezza di sé. Sia la provetta, dove lo scienziato attua la sua ricerca, sia il laboratorio, sia l'ambiente interno che esterno dell'evoluzione individuale, tutto questo è sempre l'uomo. Per questo le guide ripetono che l'evoluzione è ciò che capiremo domani e saremo dopodomani.